Hey Cuccio, ben ritrovati dal vostro Andrin Cromantone in questo nuovo episodio di LBX Little Butler's Experience. E oggi andiamo a prendere d'assalto la struttura che vagamente ricorda una struttura molto conosciuta, una scuola di grande prestigio, però non c'entra nulla, questo è un altro gioco. Però abbiamo già delle guardie all'ingresso? E se è notte? Ovvio, dobbiamo prendere d'assalto di notte, ma le guardie ci impediranno di provare a entrare? Vedremo, vedremo. Wow, è immensa! E così questa è la Angel Star. Che cosa facciamo? Quelle guardie non ci faranno mai passare dall'ingresso principale. E ora come entriamo? C'è una porta sul retro? Forse laggiù c'è un'altra entrata? Andiamo a controllare. Ma sicuramente c'è un'altra entrata. Posta in arrivo? No, no, no. Ciao! Che ci fate voi ragazzi qui alla Angel Star? Mi sembra forse un parco giochi. Ah ok, no, no, ma vabbè, se, l'altra guardia forse è più cordiale. Ma secondo me se forzo il gioco mi fa passare. Forzando il gioco si potrebbe passare forse. Vabbè, però non perdiamo tempo ora. Ho detto ok, qua non si può scappare, combattiamo direttamente. Lasciamo perdere e a provare a scappare, che tanto. Ma le guardie lì che ci guardano non dicono nulla? Ah, stanno combattendo. Ok, ma noi dobbiamo solo guardare se entrano. Non ce ne frega niente di quello che fanno di là. Poverino. Ma perché non ho l'attacco speciale? Cavolo, Hunter è davvero bello come LBX. L'ho detto che oggi ci sarebbero state battaglie e l'abbiamo subito ingaggiata una contro il robot guardiano. Ma un attimo vedo l'LBX perché... Ok, gli ho messo stoccata fulminia, che è un nuovo attacco, mi sembra. O era uno vecchio, non ricordo io. Boh. Mi sembra nuovo, comunque sì, è molto forte. Beh, se è vecchio poi fa niente. Allora, entra nella Angel Star. Entrare nella Angel Star non è facile. Evita l'ingresso principale. Ma quindi questo non mi vede nel caso? Se io passo... Non mi ha visto. Ah, teletrasporto, eh. No, vabbè, di parti non c'era niente di interessante. Tutta roba che mi andava in The Boy Era Killers, quindi niente. Di qui non possiamo passare. Deve essere chiuso dall'interno. È anche vero che però potenziandosi potrebbero risultare più efficaci, però. Ho trovato! Possiamo entrare da lì. Ma cosa dici? Non possiamo passare da un condotto dell'aria, è troppo piccolo. Noi non possiamo, ma i nostri LBX sì. Ho capito, potremmo fare... L'ha appena detto Van. Sì, facciamo entrarli e poi fargli aprire la porta. Ottima idea, proviamoci su. Ma come? L'ho detta io l'idea e poi lei se la rivende come sua? E non lo so. Mandiamo gli LBX nel condotto, dai. Cosa? Sfida? Ma chi... Dobbiamo passare attraverso questo condotto d'aria, sarà un gioco da ragazzi. Non sappiamo cosa troveremo lì dentro, dobbiamo stare attenti. Cioè dobbiamo combattere l'aria? Ok. Oh, ovviamente ci sono gli LBX che fanno la guardia, no? Vabbè, va, attacchiamo Deco's. PSPS, cos'è? Vabbè, e se mi fate l'attacco doppio voi? Vai, vai, doppio, forse è forte, Mi sembra forte. Sì, furia cieca, che non colpisce nulla però, Spara in alto lui. Come ha preso per aria, mo? Fammi capire. Sono curioso. Bene, questo è andato, dai. Sì, però quando stanno per terra non ricevono danno. Sti maledetti. Dov'è? Ah, sta qui, dai. Andato. Siamo più forti. Yee-ha! Senti le parti meccaniche. Il rumore che fanno. Missione compiuta e andiamo avanti allora. Spero
che per la prossima battaglia siamo abbastanza buoni con la manutenzione. Hai aperto la porta? Questo era quanto? Una sola battaglia? Vabbè. Va bene, abbiamo recuperato i nostri amichetti. Gli LBX che erano a guardia dell'ingresso non possono seguirci fino a qui. 1-0 per noi. Quelle guardie LBX erano dello stesso modello che mi hanno attaccato in salotto. Davvero? Ne sei sicuro? Sicurissimo. La testa è diversa, ma per il resto sono identici. Significa che... questa è la base dei sostenitori della nuova Alba? Credo proprio di sì. Mio padre deve essere qui da qualche parte. Bene, allora, cerchiamo. Oh no, hanno scoperto che ci siamo introdotti? Presidente Cole, che cosa c'è? Ci sono degli intrusi nella Angel Star. Che tipo? Quel ragazzo. Bene, bene, bene. Non mi aspettavo che ciò che cercavamo sarebbe venuto dritto da noi. Che cosa ne farà di loro? Non è che ciò dice ride. Si fa una bella risata. Pericolo. Ovviamente non possiamo passare di qui. È chiusa a chiave. E quando mai aperta? Mi chiedo quante porte ci siano. È chiusa a chiave. Magnetica, ma pur sempre una chiave. Dai, inizia sta battaglia. Facciamola abbastanza veloce. E poi ricarichiamo i nostri LBX e li ripariamo. Se no vengono distrutti facilmente. Vengono loro da noi o andiamo noi? Ah, non ci sono? O ci fanno il sorpresone da dietro? What are those things? I've never seen that kind of LBX. Belli però. Terminator! Forse dovevo riparare i miei LBX. Queste non sono semplici guardie LBX. Non ci faranno mai passare. Dobbiamo sconfiggere tutte per procedere. Fanno male però. Sì, però se mi ricaricassi la tensione io sarebbe meglio, eh. Oh, Amy, Amy. Grande Amy, grande. Beh, forse non... picchiano duro ma non hanno una grande resistenza. Vabbè, ma alla fine gli attacchi speciali non è che siano chissà cosa, eh. Dai, su. È andato, ok. L'altro chi è? Dai, eccolo, preso. Ah, 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 e un altro è andato. Ok, ah, sempre lui attacca. E qua? Beh, è veloce ad attaccare però, a ricaricarsi la barra dell'attacco speciale, eh. Inbit. Ok, siamo giunti al dunque. Possiamo proseguire. Mission accomplished. Però mi sa che l'attacco che ho messo ora ci vuole più potenza per caricarlo. Consuma di più. E quindi devo cambiarlo un'altra volta. Un errore dietro l'altro, non va bene. Anche perché comunque sia la stoccata multipla me l'ha tolta da sola. Non era un errore mio quello, se permettete. Bene, gli LBX sono riparati. E ok, dobbiamo andare sopra, ma prima qua... ecco, c'è sempre qualcosa da trovare. Granata S che non userò mai. Ah, ai ai, guardia LBX. Va bene, combattiamole. Dobbiamo allenarci comunque sia un pochetto, prima di scontrarci con il nemico di questo livello. Hunter era guasto, non so come ha fatto a perdere con Hunter, ma a quanto pare è successo. Asta risterpe. E questa? Scendere con l'ascensore. Ah, ok, l'ascensore invece non ci vuole nessuna carta magnetica. Ok. Ah, e poi volendo possiamo anche andarcene. Sì, andrei a salvare effettivamente. Bene, continuiamo dopo un piccolo salvataggio.
E mandiamo i nostri LBX nel condotto a combattere contro altre guardie. E forse, se sono più forti ogni volta che entriamo in nuovi punti del gioco. No, invece no, sono deboli queste. Queste sono facili, molto facili. Ma perché dobbiamo andare a noi? Facciamole venire loro da noi, da loro, no? Ah, sono mischiati, un po' forti, un po' cacatine. Succede? Ah, ecco, perché tutto a un tratto dico non... Credo che ci sia qualcuno qui sotto. Ma chi c'è? Chi è che c'è? Vediamo un po' il nemico. Ah, siamo arrivati a un punto importante, credo, invece. Ah, guarda, campanelli. Questo lo facciamo tipo Mario, campanelli. Ah, facciamolo un po' del sud, no? Perché tutti quanti il sud Italia si è trasferito in massa negli anni 30 e 40 in America, quindi diamogli quel tipo di accento. Un gallone di montaggio totalmente automatizzato arriverà il giorno in cui non avremo più bisogno di operai. È solo un signore anziano. Shh, sta arrivando qualcuno. Ah, signor Campanelli, che piacere vederla. Togor, cioè voglio dire, presidente Cole. Ah, e signor Aaron, a cosa devo questa visita? Non si preoccupi delle formalità, signor Campanelli. Lei è l'inventore del cartone rinforzato e le porto rispetto. Grazie. Lui è l'inventore del cartone rinforzato. Quel signor anziano, wow. Che cosa ci fa qui? Che te frega, e sta a lavorare. Capisco benissimo come si sente, signor Campanelli. Per un grande inventore come lei, venire privato del proprio laboratorio e dei frutti del suo lavoro. Signor Cole, si ricorda com'era in passato? Prima dell'invenzione del cartone rinforzato, gli LBX erano molto pericolosi. I casi di bambini rimasti feriti mentre giocavano con quei giocattoli erano all'ordine del giorno. Fu una conseguenza naturale che la produzione degli LBX venne sospesa. Ma poi arrivò lei con la sua invenzione straordinaria a segnare una nuova era per gli LBX. I robot furono subito rilanciati all'interno di un ambiente nuovo e soprattutto sicuro. Quella non è più la mia invenzione. È vero, ed è tutta colpa di Damon Osgood. È vergognoso come le rubò i diritti del cartone rinforzato. Eppure, ora le vendite degli LBX prodotti dalla Tiny Orbit hanno raggiunto record storici. Ma che cosa ne sarebbe stato degli LBX senza di lei? Che fine avrebbero fatto senza il cartone rinforzato? Credete che sia tutto vero? Beh, i Kubi Ring sono partiti dalla Tiny Orbit, di questo ne sono certa. Non dimenticherò mai la generosità che mi hanno dimostrato quando ero in difficoltà, signor Cole. A proposito, signor Iron. Sì? Il dottor Yamano è ancora tenuto in sotto custodia nei sotterranei della Angel Star? Sì, signore. Eccellente. Avete sentito? Sapevo che mio padre era qui. Signor Campanelli, ho un favore da chiederle. Sono sicuro che lo troverà interessante per alcune ragioni personali. Ha a che fare con il possibile rilancio delle industrie Aska. Che cosa intende? Mi lasci spiegare. Ma forse dovremmo trovare un luogo più adeguato se mi vuole seguire. Lui sa che noi siamo qui, li stiamo ascoltando. Però non è che ci guarda direttamente. No, dici dopo vi ho scoperti. Noi capiamo che abbiamo scoperti, ci siamo stati scoperti, insomma un casino. E moriamo. Se ne sono andati. Ma no, non ci ucciderebbero mai. In fondo siamo solo dei ragazzi. Hai aperto la porta, sono gli LBX, ok.
Ah, va bene. Ehi, Van, credi che sia? È un'arma, non c'è dubbio. Perciò le voci che ha sentito Gabe sulla produzione di armi delle industrie pesanti Cole sono vere. In un colpo solo potremmo aver trovato il padre di Van e un covo di armi illegali. Wow. Van, andiamo a cercare tuo padre. D'accordo, io veramente andrei a chiamare la polizia a questo punto. Più che la polizia, la CIA dovrei chiamare. O l'FBI. No, l'FBI non si occupa di queste cose. I segreti interni, gli affari interni, la CIA si occupa di questo genere di cose. Area di montaggio B Angel Star. Ah, va bene, ok. Siamo attaccati da guardia LBX 3 contro 3, metti KO tutti i nemici. Arrae! Effettivamente questa è stata più difficile. Molto strano, forse siamo un pochino bassi di livello, eh. Vabbè, anche perdiamo, dobbiamo ripararli spesso, ho molti kit di riparazione, quindi. E li troviamo anche qui, li troviamo. Ma alla fine fare più battaglie non è proprio una cattiva idea. Eccolo, infatti, va. Ok, questo dovrebbe essere un altro ascensore, sì. Mi chiedo quanto siano profonde queste industrie, allora. Molto profonde, sembrano. Ah, va bene, ok, allora ci fermiamo qui. Per oggi ne abbiamo visti abbastanza. Siamo andati avanti nella storia. Perché comunque sia non è che posso fare più di tanto, tanti minuti, poi uno si annoia comunque sia anche a seguire il video. Non è il mio caso, io seguirei certe persone, le seguirei per ore i video. Però, comunque sia, la serie LBX è bella a pillole, ecco, un po' alla volta. Quindi per oggi ci fermiamo qui. Magari LBX lo inizio a inserire anche il pomeriggio, magari insieme anche a Yo-Kai Watch, comunque sia, perché la storia principale di Yo-Kai Watch Blaster tra me l'ho finita, quindi posso iniziare anche a caricarlo anche magari non tutti i giorni. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!